Ok, sti ragazzacci qui vi vogliono, facciamo. Auguri! Auguri 2023! E mi raccomando, cosa importantissima! Non mangiate la lenticchia, perché non è vero che porta i sordi. C'è un'amica mia che ha cominciato a mangiare piselli e mo gira in Ferrari. Sei in diretta, sei? Dalla rotta. Allora, poi inizia sta tortura, troppo. Che c'è? No, aspetta. Questa è la ciambella che siamo mangiati stamattina. Per ciambellone. Aspetta, sabato 31 gennaio 2022, ultimo dell'anno, non potevamo non fare escursione? Certamente. C'è forza. Quindi siamo, ma famo facile. Andiamo in vetta giusto per farsi una magnata e una bevuta. Come diceva la canzone là, una magnata e una bevuta. Oh, mi viene in mente, vabbè. Troppo distante dalla rotta. Sabato 31 gennaio 2022, Monte Gennaro, Monti Lucretili, siamo a Prato Favale. Qui si parcheggia, vedete le macchine, a parte il parcheggio sta qui dietro comunque. E Fabio è sparito, stava qua, vabbè. È andato al bagno, credo. Vabbè, regà, allora andiamo a festeggiare l'ultimo dell'anno sulla vetta del Monte Gennaro. E facilmente, non è detto, ma quasi sicuramente io ci sono anche domani mattina qua. Sì, chiudo sì. E apro con il Monte Gennaro. Bravo. L'idea è quella, poi non è detto che la realizzo. Dipende da stasera. Sì, dipende quando stasera. Ma no, guarda che io quando è mezzanotte e 2 minuti già sto a dormire. Io a mezzanotte e 2 minuti già dormo, se non prima. Lo sai quante volte sono stato a dormire e a mia moglie? Vabbè, quando è mezzanotte poi chiamami. Svegliami. Pronti. Vabbè, ci vediamo più avanti allora. Ma che ci hanno attaccato là? Quello te volevo far vedere. Io quando porto le donne qua, poi gliela vengo andando e attacco tu là. Guardate che c'è sta qua, io mi avevo un paio di mutande, guarda, un paro di mutande. Ma che è successo? No, anche perché. Sì, anche perché c'è un cazzo. Allora, questo è stato Marco. L'hai portata qui, sì, hai fatto quello che dovevi fare, bravo. Poi da regalate le mutande e le lasciate qua. Ogni volta che vengo qua, Fernando. Quindi ogni volta che trovo un paio di mutande qua, bravo, tu c'entri qualcosa. È venuto Marco. Aspetta, ecco qua. Queste sono le mutande che Marco ha rimediato. Guarda che si è portato, guardate che si è portato. I garzi da Befana, pieni di cioccolatini, eccola Fabia. Va. Ok. Siamo qui sul. Lo scivolosissimo sentiero del che porta al Gennaro, questo è il Monte Andrea. Qui sopra c'è la famosa grotta di Peter Pan. Non è una grotta, è un buco per terra, una cavità carsica, che sono andato a cercarla due volte non sono riuscito a trovarla. Sta qui sopra qui. Solo è un buco per terra, va a capire dove sta il punto preciso. Io c'avevo il waypoint preciso, ma ho girato, ma non sono riuscito a trovarla. Comunque ci torno, come si dice, mi appa la trovo. Eccoci qua, siamo all'imbocco della bellissima, anzi la più bella faggeta dei Monti Lucretili, la Valle Cavalera. Ridi. Che se non trovo. Si è sintrovolano del filo tutto al culo. Così diceva la barzelletta, eh. Ok, questo è l'imbocco della famosa Valle Cavalera. Ok, siamo arrivati qui dove c'è questo grandissimo faggio che. Gli abitanti della zona chiamano il candelabro, guardate quanto è grosso, è enorme, secondo me gli è rimasta poco, eh. Ecco tutto bello fragile, anche se sono rinate delle nuove piante sopra, comunque è enorme, ragazzi, ci vanno almeno 4-5 persone se bastano per girargli intorno. Ok, siamo all'interno della Valle Cavalera, adesso prendiamo il sentiero della Valle Cavalera, quello segnato dal CAI, e poi invece dopo ritorno scendiamo da quest'altro sentiero che non è segnato, ma non vedo neanche come lo chiamano perché non mi piace, quindi se andiamo da quest'altro sentiero di qua. Ed eccovi qua, sapete che questa sì, la riconoscete, la Valle Cavalera, se riconosce da qualche sassetto che c'è sta qui in mezzo, a parte che proprio i Monti Lucretili, bene o male, il 90% sono così, tutti sassi, ed è forse bello per questo. Eccolo Marco strappamutande. Oh, c'è strappamutande qua, attenti attenti che c'è strappa mutande! Valle Cavalera! Eccoci qua, sempre qui nella zona della Cavalera. Siamo arrivati in questo spazio, qui c'è il bivio. Allora dopo ritorno noi, andiamo qui sotto e prendiamo il sentiero che va qua dietro e cammina parallelo, però sopra la Valle Cavalera, quella che abbiamo fatto adesso, cammina più in alto. Poi là,
sempre lì c'è un sentiero non segnato, ma con dei segni rossi qualcuno ha fatto, comunque sentiero abbastanza simile, va al Monte Guardia. Va al Monte Guardia. Però il vero sentiero del Monte Guardia è quello di fronte a noi. Quello là. Quello lì va al Monte Guardia. Poi noi giriamo qui a sinistra invece e in 10 minuti ci troviamo dentro il pratone del Monte Gennaro. E da lì comincia a vedere il Monte, vedremo il Monte Gennaro, vedremo. Da Roma c'è un laziale che ha portato apposta. Un laziale che ha portato e due garzette, chi cioccolatini giallo e rosso. Guarda che carina, l'ho portato per te giallo rosso. Ha portato per me giallo rosso, vedi? Lo vedi? Ce l'ho per i miei figli, anzi che saluto Francesca e Andrea, tutti e due rossi. Tutti e due rossi, giallo rossi, giallo rossi. È il padre che quanto strano c'ha una fede un po'. Il padre ci ha lavorato con la Lazio, non può tradire. Ho capito, però. Non puoi sputare nel piatto in cui hai mangiato, Va bene, ok. Non vedevo che lavoro faceva e che lavoro fa, non vuol dire. Ed eccoci qua, finalmente siamo arrivati al pratone del Monte Gennaro, l'enorme pratone del Monte Gennaro, non vedete che non è questo, solo questo, gira qui dietro qui ed è enorme. Quella lassù è la vetta del Monte Gennaro, se vedete pure la croce col basamento in cemento. Ecco qua, questo è il pratone e quella è la vetta del Monte Gennaro, lassù, si vede il basamento di cemento con la croce, vedi? Sì, sì. E questo è il famoso pratone che gira pure qui dietro, è enorme. Per farvi capire quanto è grande questo pratone qui, Mussolini, durante l'era del fascismo, voleva costruire un aeroporto qua dentro. Quindi figura quanto è grande il pratone. No, mi perdoni, signor Fernando. Sarà 4-5 campi di calcio questo. Sì, no, mi perdoni, più. Fernando, ma il bosco di quel signore che ti ha dato i biscotti era questo? No, era sui cosi. C'era Alfredo, comunque i biscotti ha dagli Alfredo, Sì. I biscotti ce l'avevo solo male, me l'aveva passati lui, in quel momento me li sono ritrovati in mano. Seguito ma della barzelletta. Oh, ma lo sai che l'ho rivisto con lo stronzo? Mi voleva far toccare la cosa, stavolta mi è andato di là. E comunque, alla fine di tutta questa storia, i biscotti ha presi lui, sì, io... Sì. Cioè, voi avete visto che i biscotti ce l'avevo in mano io, ma me l'ha passato lui perché voleva assaggiare due biscotti e l'ho presi. E in quel momento è partita la barzelletta di biscotti. Ma è stato Alfredo! Eccoci qua, siamo alla chiesetta del Pratone. Adesso un attimo di sosta e poi partiamo in direzione del Monte Gennaro. Questa è la bellissima cresta degli asini, anche se voi la vedete tutta boscosa, quando state dietro, è tutta aperta, e porta direttamente sul Gennaro, ma è bellissima perché poi oltre che è tutta aperta è panoramica, un po' rocciosa, e lì sopra ci sono i famosi alberi di trifoglio giganti, sopra proprio alberi sono cresciuti, ed è questo il gigantesco pratone che da qua si vede fino giù in fondo. E mo andiamo lassù, Monte Gennaro, ed eccoci qua proprio a cacciaccato. No, anche perché qui è difficile non acciaccarle, perché ce ne sono talmente tante, ci sono i cavalli, vedete quanti cavalli ci sono là. Faccio vedere la scarpa zozza. Vabbè, siamo al centro del pratone e quella lì davanti a noi, si vede, è segnata la via con dei sassi a destra e a sinistra, hanno formato una via, quella è la via che porta sul Monte Gennaro. Adesso da lì rientra nel bosco, poi nell'ultimo pezzo esce dal bosco e diventa tutta roccia, diventa... e che speriamo sotto al sole sicuramente si è asciugata, se no come si dice a Roma diventano volate le mari, cazzi amari. Ok, faggio gigantesco, guardate, da lì è lo zaino, o è una quercia, ma secondo me, io non sono esperto di alberi, quindi per me può essere pure un albero di ciliegie. Entra dentro, c'hai paura, c'hai, guardate, eccolo qua. Oh. Tu, dove stai? Ha trovato un altro paro di mutande, questo come si muove? Ma che ha delle mutande rosse? Ok, siamo al castello, sotto il ponte levatoio. Anzi, l'albero levatoio. Questo è un faggio? Questo si è fracicato. No, c'è la traccia, forse è un fulmine. Gli ha beccato un fulmine e l'ha bracheato. Ma che... sicuro il peso stesso era un po' fracico, no, vedi? Guarda, scusa. Oh, sì, lo vedo un po' lì, sì, certo. Lo vedi, lo ah, sicuro lì sopra lì, lo vedi? È dato proprio questo, è stato proprio un fulmine a buttarlo giù. La goccia che l'ha fatto cadere. La goccia che ha fatto trabocca l'albero, attenzione, batta io. Fai pure andare sotto il castello.
Ed eccoci qui al laghetto della Troscia, questa è la località La Troscia. E questo è il laghetto, quello che rimane adesso del laghetto, non sa che giorni che non piove. È rimasta una pozzanghera, sono qui, questo spazio qui diventa tutto un lago. E nelle fredde giornate invernali diventa una lastra di ghiaccio. Ma adesso è ridotta solo che a una pozzanghera, via. Sì, ora aspettiamo qui, c'è sta una cosa che faccio vedere. Pronto, sai, ecco lì, ecco, se ne arriva, vedo Luigi. Le rubano tutto, eh. Guardate che c'è qui sopra il lago della Troscia, un bellissimo presepe, proprio in mezzo ai monti, ai monti Lucreti, sotto al Gennaro c'è un bellissimo presepe. Presepe. Oh, c'è pure la cosa che ha la batteria, vedi, ci dovrebbe stare un pannello da qualche parte. Perché per illuminarsi, vedi? Bellissimo, eh? Speriamo non... Oh, sai, al Pellecchia si sono rubati i personaggi, pure al Pellecchia c'è stava. Mm. Si sono fregati i personaggi del presepe, si sono fregati. Ok, comunque. Presepe della Troscia, Monte Gennaro. Allora, i primi anni stava qui il presepe, poi era stato spostato sotto al faggio gigante e poi è stato riportato qua. A meno che sotto al faggio gigante ce ne sia un altro. Andiamo a vedere. Sì, ok. Siamo qui al secondo presepe, perché io pensavo che era lo stesso, l'avevano spostato, invece no, ne hanno fatto uno nuovo. Questo è il secondo presepe, sotto a questo faggio gigante. Quello è più bello perché c'è i personaggi più grandi, però alla fine pure questo. Sì, infatti. Eppure quest'altro c'è. C'è pure una coppa lì, guarda. Gli hanno dato la coppa perché ha fatto il presepe più bello. Ok. Con 20 centesimi dentro. Ah, serve. Mo che male tira fuori il portafoglio. Quando siamo in vetta tiro fuori il portafoglio, quando passo ci rimetto. Bello. Ok. Ok. Tratto finale che ci porta sulla vetta del Monte Gennaro, che è colli, si vede la croce, in mezzo a quell'albero, io riesco a vederla, poi è difficile. L'ultimo tratto che è questo qua, che è il tratto roccioso. Quindi, ancora poco, 10:15, e siamo sulla vetta. Vada. Guardate che spettacolo. Panorama, quello è il Morra. Questo è il pratone del Gennaro. Vado giù il Pellecchia. Ora tutta la cresta del Pellecchia. Ok, sforzo. Oh, guarda qui che la maglietta stile, quella proprio, ti ricordi una Ovischiera, diciamo, sta maglietta bucata? Questa ce l'aveva Freddy Mercury. Sì. Ah, Freddy Mercury. Ah, oh, mi preoccupi un po'. Ho fatto una brutta fine. Mi preoccupi un po'. Stiamo sul monte. C'aveva un vizietto. Stiamo sul monte Gennaro. Lo ricorderanno ti mancano i baffi. I baffi. C'è il vizietto, c'ha? Ah, non ce l'ha, perché spero per lui. Stiamo sul monte Gennaro. Oddio, non vedo manca la croce. Eccola qua. Lui è il padrone del Gennaro, voi. Perché ho pensato pure io, ho detto tanto non c'è nessuno stamattina. Sì, no, io immaginavo, detto, anzi questi secondo me sono pochi. Però il grosso deve ancora arrivare. Siamo partiti troppo presto. Vetta del Monte Gennaro. I love you, Gennaro. Ancora perché uno, non so io, il più grosso deve ancora arrivare. No, comunque per me questa è la 30ª volta, eh. Che miseria. Vetta Monte Gennaro, ragazzi. Eh? C'è sta la cosa, c'è la torretta, hai visto sta la torre? Oh, sarebbe da pazzi. Andiamo giù, andiamo al rifugio, se andiamo a fare una birra e poi risalimo sopra qui. No, non so scherzare. Dovrebbe essere aperto. Se può scendere, solo non c'è la macchina della. Adociamo, ci avevamo pensato prima. Aspetta, a dove c'è la macchina? Ci avevamo messo a Prato Favale. Ah, no, allora no. Se c'è giù, non c'è. Brindisi sul Monte Gennaro, fammi le guanna questa. Questo, no? Ce la fai? Eccolo. Arrivate, eh? Dai, dovrebbe sparare avanti a tappo. Fa lo spop, vedi? E la Marcellina è arrivata. E vai, va. Ci abbiamo pure il Baileys, Pandoro con crema Baileys. Mamma mia, qui si imbriachiamo. Dammi il bicchiere. Dammi. Oh. Vabbè, raga, intanto questo è il brindisi sul Monte Gennaro, eh. Alla salute, anche se voto, ieri, ancora ci ha messo, fate finito. Alla salute, metti qua. Non volevano una foto. Manco se vede. Lo so, aspettiamo e mettiamo tutto e poi fa merbisse, okay. No? Ah, vedi, quando va è così. Ah. Questo va così. Vedi, a chi poco e chi niente. Aspetta. No, cioè, a chi poco e chi troppo. A me poco. Ma mi ha messo fino a qua, dito. Da tre cosette. No, ma tutta schiuma. Meglio, se no se imbrachiamo a scendere su ste rocce qua. Oh, rimetti, va. Certo. Rimetti, va, rimetti. Rimetti, te vergogna. Infatti, rimetti.
ciliegina che qua sennò... Ah, mamma mia, quanto è buono! Se no me lo portavo da casa. C'è ragione. A Saveno mi portava una pinta di birra. Alla salute e buon anno. Alla vostra. Alla salute e buon anno. Alla salute. Buon anno. Auguri. A chi non c'è. 31 Monte Gennaro. Ok, si discuteva su cosa si mangia stasera. Allora, io non lo so che si mangia, però so che si beve. Passerina. C'è la passerina per bevo, c'è la pecorina. O il pecorino. Ma la passerina, vabbè, l'avete già aperta? La passerina aperta. È chiusa, ma poi l'apriamo. E la lasciamo aperta. Poi pecorino, sì, o pecorina, chiamata come va. Comunque viene una cena sexy. Sì, sì. Cinghiale a pecorino. La birra come si chiama? La birra 86. Ma sei sicuro? Che non è 6... 6-9, no, 86. Ah, a questo punto c'è pure la birra 69. Ah, sì, a sicuramente punto, se la cerchiamo, lui ha preso quella 69 con i gas. Quindi stasera è una cena di quelle proprio a luci rosse, proprio. Pecorino. Passerina. Ma questo video taglia. Sì, taglia. Ma guarda che roba, eh. Il sentiero sta qua sotto. Hanno fatto un sentiero alternativo e io passo di sopra. Guarda, lo so io da finì. Guarda lì. Siete due fenomeni! Cioè, ha detto noi passiamo di sopra, passa di sopra! E poi ecco lì che hanno combinato, guarda! Guarda, tutti gli spettatori attenti! Stanno aspettando che cadete! Ma non solo, il marito l'ha abbandonato! Sì, Luigi è partito come in treno, non si sa! Secondo me sta già la macchina, Luigi! Oh. O becchiamo giù al pratone! Ok! Siamo di nuovo al pratone del Monte Gennaro. Ora da qui in poi ci vediamo, non faccio più video, tanto il percorso è quello dell'andata. E ci vediamo alla macchina dove brindiamo ancora, che abbiamo altre bottiglie. Ecco qua. Cagnoline, sì, quattro calzini. C'è due calzini, due e quattro. Ok, oh ragazzi, è Luigi che fine ha fatto? Pure Marco. Luigi e Marco. No, Luigi non aspetta nessuno. Prendi una birra. Allora, se io mi ribello. Vabbè, regà. Dai, l'escursione è finita. Vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, basta la Lazio, però poi bevevo. C'è il braghetto. Ma che cazzo lei a fare là sotto? Lei ha questa di sopra, no? Quanti chilometri abbiamo fatto? Non lo so, guarda, in questo momento manco mi interessa perché vedo il braghetto, vedo. Attenti al botto! Dicevo attenti fatti. Al botto! Na-ra-ra-ra-ra-ra-ra. 10 siamo fatti? 10 sicuro. 5 ore e 8 minuti. Ah, gli senti il botto! Fammi vedere, però fallo saltare tappo, eh! Che fate far così? Sì, vai, poi. No, tu non si vai! Vai! Ma so che mucca! Ma che mazzi, perché mucca? Ha fatto rimanere quarta, è volato, eccolo, boom, ha beccato Marco, guarda dove ha finito, va. Porti i bicchieri, oh. Vabbè, oh, vi saluto e vi ringrazio, forse lo abbassa la Lazio, alla prossima, buon anno 2023, e dice stanno ancora le mutande stamattina, ve faccio vedere, stanno asciugando, erano umide stamattina, non so di che, però erano umide, vai che qua. Ma che ti hanno fatto tipo un albero di Natale, ci hanno messo le mutande, i calzini. Io sento stanno le mutande, vado io, eh. Mutande e calzini. Buon anno, questo è l'albero di Natale dei Lucreti.